Milano incontra, appuntamento a cura del direttore Dario Bordet, con la regia di Alessandro Trani, montaggio audio Mauro Magni. In Milano, al Four Seasons, per il Galà dell'AIOM, Associazione Italiana Oncologica Medica, con noi la presidente, la dottoressa Stefania Gori. Ci illustri la serata e soprattutto la vostra mission. Stasera inizia una serie di festeggiamenti che dureranno tutti i mesi futuri e si concluderanno con il congresso nazionale AIOM che si terrà a Roma a novembre 2018, una serie di festeggiamenti per ricordare la nascita di AIOM, la società scientifica di oncologia medica più grande, direi, come composizione d'Europa, l'unica che è presente in Italia e che è nata proprio qui a Milano nel 1973 grazie all'intuizione di alcuni colleghi oncologi e tra questi Umberto Veronesi, Gianni Bonadonna, Emilio Baglietta, Silvio Monfardini. E quindi l'obiettivo di questa serata vuole essere proprio ricordare la nascita di AIOM che è avvenuta qui a Milano, ma ricordare a tutti i cittadini e a tutti i pazienti ciò che AIOM ha fatto in questi 45 anni e vuole continuare a fare per far sì che tutti i pazienti vengano curati al meglio in tutto il territorio nazionale, ma per fare in modo anche che si riduca la malattia cancro grazie ad una prevenzione adeguata. Cosa vuol dire tenere una presidenza così importante come l'AIOM e con una malattia così purtroppo attuale? Significa impegnarsi molto, ma l'impegno fa parte del lavoro di tutti gli oncologi e quindi fa parte della nostra vita. Avere questa necessità di lavorare per far sì che questa malattia venga vinta è l'obiettivo che perseguono tutti gli oncologi italiani, gli oncologi dei quali io ho l'onore di rappresentare in questi 2 anni di presidenza. Ovviamente però parlare di tumori oggi in Italia significa anche dare dei dati positivi e dei messaggi positivi. Noi sappiamo che vengono poste circa 1000 diagnosi di tumore ogni giorno in Italia, noi sappiamo che muoiono circa 500 italiani al giorno di tumore, che rappresenta ancora la seconda causa di morte dopo le malattie cardiovascolari, ma significa anche cominciare a dire che la mortalità per tumore si sta rallentando. Infatti dal 2012 al 2013 al 2014 stiamo notando una lieve riduzione in mortalità per tumore in Italia a fronte di un'incidenza che sta aumentando. Perché? Perché sta aumentando la popolazione che invecchia in Italia e quindi è più soggetta ad ammalarsi di tumore. Ed altri dati positivi sono il fatto che la maggior parte dei pazienti sopravvive oltre i 5 anni, abbiamo una sopravvivenza che supera il 60% a 5 anni dalla diagnosi. Sappiamo anche che esistono e vivono in Italia oltre 3 milioni di persone che hanno avuto una diagnosi di tumore e comunque oggi sono vivi, e sappiamo anche che il 30% di queste persone possono essere considerate guarite. Quindi anche messaggi positivi, e un altro messaggio positivo è sicuramente legato al fatto che noi dovremmo seguire degli stili di vita adeguati, perché questo ci potrebbe permettere di ridurre, si stima fino al 40%, le nuove diagnosi di tumore. Una serata di gala, ma anche con un tema molto importante di grande positività. Certamente, perché sono proprio questi dati positivi che ci devono spingere ad andare avanti nella lotta contro il tumore. Non ci dobbiamo mai arrendere e quindi tutto quello che noi facciamo insieme a tante altre cose che facciamo in ambito di ricerca, ma anche in ambito di organizzazione, di implementazione delle reti oncologiche regionali, sono programmi che hanno questo obiettivo: ridurre il carico tumorale in Italia e curare al meglio i nostri pazienti. Per conoscere tutto il vostro mondo c'è un portale? Abbiamo un portale www.aiom.it dove sono elencate e sono raggruppate tutte le iniziative che facciamo, gli eventi che facciamo, tutti poi i PDF dei libri che noi produciamo continuamente. Grazie ancora Presidente, buon lavoro. Sì, grazie a voi. Da Milano con la presidente AIOM Stefania Gori è tutto, con voi alla prossima rubrica.